La trota lago ha subito negli anni, come del resto anche le altre tecniche, una evoluzione importante nelle attrezzature, ma soprattutto nelle esche e negli inneschi. Oggi parleremo di una pasta per la pesca della trota in lago realizzata da antiche pasture. Una pasta diversa dal solito, soprattutto per quanto riguarda la sua meccanica. Vediamola nei dettagli. Diciamo fin da subito che è disponibile in 18 colorazioni diverse. Abbiamo delle colorazioni in tinta unita, in questo caso il bianco, sicuramente il colore più utilizzato soprattutto nella trota lago. Però quando abbiamo bisogno di inneschi di fantasia, di colori fantasiosi per stimolare l'istinto, l'appetito, la golosità delle trote, andiamo su colori più accesi e sulla disponibilità di mix di colori doppi, arricchiti da dei, chiamiamoli, brillantini che fanno luccicare alla luce del sole l'innesco. Confezione in materiale composito antiurto, ovviamente tappo ben sigillato salva freschezza. Qui abbiamo come copertura una pellicola in modo da salvaguardare l'aroma. Una volta aperto, la pasta si presenta sotto questa forma. Persistente aroma all'aglio che caratterizza tutta la linea di pasta. Come possiamo vedere alla luce del sole, lo scent caratterizzata appunto da questa sorta di brillantini che cambiano colore a seconda di come viene girata o meglio ancora recuperata la pasta. È una pasta morbida, molto malleabile, come possiamo vedere gli diamo la forma che vogliamo. È una pasta galleggiante ma soprattutto biodegradabile. Un occhio molto attento di antiche pasture all'ambiente. Siamo di fronte ad un prodotto che non rilascia alcuna tipologia di untuosità. Le mani rimangono pulite, come possiamo vedere lo sto, passatemi il termine, spiaccicando sulla mano. Un colpo di mano ed ecco qua che l'abbiamo rollato e l'innesco della pasta torna perfetto come era in origine. A questo punto andiamo ad innescarla sull'amo e vediamo che risposta ci daranno le trote. Andiamo a sistemare la pastina sull'amo, modellandola appunto sul gambo del lamo. In questo caso la pastina ci servirà per tenere leggermente sospesa l'esca dal fondo e fare una sorta di suspending, cioè facendo andare su e giù la camola durante gli spostamenti della penna di pavone. Oggi è una giornata molto fredda, quindi le trote sono ferme e dobbiamo pescarle di conseguenza, pur stando sempre attenti di realizzare un innesco che abbia una corretta rotazione, quindi dare sempre all'innesco questa sorta di forma. La pastina verde si è staccata dall'innesco ed ecco qua la trota.